Signore, signorine, signori, buonasera. Siamo felici di darvi il benvenuto su La Scène. La Scène. La televisione a che nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Bien, c'est le moment où, pour des raisons à la fois technologiques et d'emploi, où nous avons le plus intérêt à développer cette industrie française de l'image, qu'on brade le marché français à un marchand de soupe italien. Montecitorio Berlusconi, il presidente, vuole diventare l'onorevole Berlusconi. Il programma e la filosofia di Forza Italia, il suo partito, in una videocassetta distribuita alle redazioni di tutti i telegiornali. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. E quando saranno al potere sappiate che le imprese per loro sono macchine che consentono lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che il profitto è lo sterco del diavolo e che il risparmio non è una virtù come per noi, ma è qualcosa da tassare e da penalizzare. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare facendo il proprio disinteresse. Il mio gradimento è al 61%. Sentono che sono buono, generoso, sincero, leale, che mantengo sempre le promesse. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa della Libertà, certa. Si impegna in qualità di Presidente del Consiglio. Certa, se loro saranno non è scritto, non è scritto, ma è segnato nella storia e nel destino. Nelle previsioni. Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. 1. Abbattimento della pressione fiscale, del piano per la difesa dei cittadini, innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese, la creazione di almeno 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Nel caso in cui, al termine dei 5 anni di governo, almeno 4 su questi 5 traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente e solennemente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. In fede, ecco qua. Silvio, com'è complicata quella B. Berlusconi. Oggi avremo un altro consiglio a Napoli e io sarò orgoglioso di annunciare e di far vedere, di far constatare a tutti che a Napoli e in Campania non ci sono più rifiuti per le strade. Perché coloro che credevano in me oggi sono ancora più convinti di quello che stiamo facendo. Viva l'Italia, viva il popolo della libertà, viva la libertà! Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto credere ancora in questo sogno, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Ah.
alla fine degli anni 80, primi anni 90, Berlusconi ultima la costruzione del suo mausoleo funerario, affidato a uno scultore toscano, Piero Cascella, che è quello che ha presentato Sandro Bondi a Berlusconi, quindi è uno che ha anche delle responsabilità di un certo peso. Grande. E il primo a inaugurarlo con una visita guidata è Montanelli, che viene invitato a pranzo e poi a sorpresa si aprono le porte che danno sul prato all'inglese e si vede il mausoleo che è spuntato dal nulla. E Berlusconi accompagna quasi per mano Montanelli giù da questi scaloni di quest'opera e gli mostra le meraviglie del mausoleo. Intanto un sarcofago egizio, Montanelli pensa che sia lì per ornamento, invece Berlusconi gli spiega che lui sarà seppellito dentro al sarcofago. Immaginate la faccia, qui bisognerebbe avere il filmato, no? Purtroppo abbiamo soltanto il dialogo perché gli occhi di Montanelli che escono fuori devono essere notevoli. Alla fine Montanelli fa per uscire credendo di aver visto tutto, invece Berlusconi dice no, dobbiamo entrare nel cerchio dell'amicizia. Che cos'è il cerchio dell'amicizia? È la zona loculi, dove ci sono 32 loculi in alcune file, illuminati da torce oblique perennemente accese, e Berlusconi dice qua vado io, qua va Previti, qua va Dell'Utri, qua va Emilio Fede e qua Fedele Confalonieri. Poi si gira verso Montanelli, gli indica il sesto loculo e gli dice e qua, se volessi farmi questo grande onore, io avrei pensato a te. Montanelli escogita una risposta da genio, no? Gli risponde in latino, gli dice Domine non sum dignus, signore non sono degno di tanto onore.